Bentornati sul canale, scusate se tutto l'ambaradan è un po' meno chic del solito, ma sono da sola, quindi dopo far tosare la webcam. Volevo fare questo video già nel weekend, ma non ho avuto tempo ed è stato un bene, perché oggi sono riuscita a trovare ben altri 3 libri, perché evidentemente non ho tante doti nella mia vita, però quella di scovare librerie che fanno sconti, sì. Ma andiamo per ordine. Il primo libro di cui vi parlo è Gli anni al contrario di Nadia Terranova, che ho avuto il piacere di vedere dal vivo all'Italian Bookshop ancora a giugno. Lei è carinissima, è proprio una persona splendida e tra l'altro ovviamente non potevo non fare una figura del cavolo, e quindi quando sono andata a farmi autografare il libro, non so se si vede, gli ho detto che appunto la seguivo su Twitter, avevo sentito parlare del libro tantissimo su Twitter, Twitter di qua, Twitter di là, e arrivo a casa e mi rendo conto che in realtà io non la seguo, quindi non so che viaggio mi sia fatta, forse era in Audi che la ritwittava in continuazione, quindi nella mia mente pensavo di seguirla, non lo so, comunque figura del cavolo. In ogni caso sono molto curiosa di leggere questo libro, anche la presentazione che ha fatto, che era appunto l'Italian Bookshop ed era fatta dal giornalista Enrico Franceschini, che è il corrispondente per La Repubblica, è stata davvero interessante. E direi che è l'unico libro italiano, in italiano e italiano, sì. Il libro successivo, per chi mi conosce, sarà un po', come dire, strano. In realtà non l'ho scelto io, perché appunto conoscendomi non sarei mai arrivata a fare una scelta del genere, ma nel gruppo di lettura di cui faccio parte il tema del mese di luglio era quello dei diari personali ed è stato votato My Stroke of Insight di Jill Bolte Taylor, PhD. Non so se questo libro sia stato tradotto in italiano, non ho guardato, comunque come al solito vi lascio tutte le informazioni sotto, quindi mi documento bene e vi faccio sapere. In pratica questa signora PhD, lei appunto è una neurologa, sì, neuroscientist, ok? Insomma, ha studiato il cervello essenzialmente e lei lavorava per vari ospedali universitari, insomma, aveva una carriera non indifferente e si batteva anche perché i parenti delle persone che durante la loro vita avevano sofferto di problemi neurologici o di malattie mentali, come ad esempio la schizofrenia o qualsiasi altra cosa, una volta morta la persona donassero appunto il cervello, questa banca del cervello. Fatto sta che ad un certo punto lei aveva 37 anni e le viene appunto un stroke, quindi un ictus. Ed essendo lei una persona che conosce il cervello, si rende conto che le sta venendo un ictus. E quindi nel libro lei spiega proprio questo momento e come poi negli 8 anni successivi lei abbia pian piano riacquistato le proprie facoltà mentali, fisiche, eccetera. Cosa ne penso? Da una parte è interessante perché è, secondo me, affascinante vedere come funziona il nostro cervello, come avvengono tutte le varie cose, eccetera. E la prima parte è molto interessante perché spiega in maniera molto semplice, con tanto di disegnini, come funziona il cervello, proprio in maniera molto molto basilare, e però poi si perde, cioè il problema è che da una parte descrive passo per passo che cosa le succede quel giorno in cui le viene l'ictus e dall'altra nel giro così 3 secondi dice ah sì ok, e, ho raggiunto il 5° anno dopo l'ictus, sono riuscita a fare di nuovo le divisioni. Cioè non puoi metterci 200 pagine per dirmi cosa succede, che ci hai messo 8 anni e poi nel giro di 3 secondi risolverla lì. E poi prende anche una svolta tipo da libro di autoaiuto, quindi
il fatto, no, dei due emisferi, quello destro e quello sinistro, cosa implica, e il fatto che lei riesca adesso a, non lo so, fermare i pensieri negativi. Non so, mi sembrava un po' troppo zen, un po' troppo così fumoso, ed è un peccato, sinceramente. In più ha ripetuto talmente tante volte l'espressione stroke of insight che veramente non ne potevamo più, infatti anche il gruppo di lettura ne abbiamo tutte quante parlato della serie Dai Basta. Comunque, chiusa parentesi. Un altro libro che ho già letto, direi che è l'unico, l'ultimo che ho già letto di questa selezione, e che anche questo forse mi sembrerà strano. Ah, il motivo per cui questo, per chi mi conosce, è una scelta molto molto strana è perché io sono ipocondriaca. Quindi ovviamente il primo mal di testa che mi è venuto, con tipo che mi prendeva metà faccia, con male anche dietro l'occhio, ho pensato ci siamo ictus, quindi ok. Altro libro invece che normalmente non è la mia scelta perché non leggo tanti Young Adult è Me and Earl and the Dying Girl di Jesse Andrews. Questo l'ho comprato per il semplice motivo che ho visto il trailer del film e non so perché, boh, mi ispirava tantissimo. La storia appunto è di questo, del protagonista che scrive questo libro parlando di lui, del suo amico Earl e di questa ragazza che sta morendo. E ho sentito tanti dire ah, il nuovo Colpa delle Stelle, no, assolutamente, cioè proprio non, a parte il fatto che lei ha un tumore, non c'è nessun'altra similitudine, diciamo, somiglianza, non c'è nessun'altra somiglianza. E mi piaceva l'idea perché lui e questo, il suo amico Earl, si definiscono colleghi perché si divertono a rigirare film che gli sono piaciuti così come possono, che ovviamente vengono fuori dei prodotti assurdi. Però la cosa carina è che in certi punti del libro, se adesso lo trovo, lui scrive proprio come un come se il libro fosse un come si dice? Una sceneggiatura. Che vabbè, insomma, non è l'Ulisse, però mi piaceva come idea. In realtà è un romanzo un po' strano, nel senso che da una parte sono contenta che il fatto che lei abbia il cancro non significa che tutti abbiano pietà di lei, tutti diventano improvvisamente amiconi, eccetera. Il fatto è semplicemente che il protagonista, Greg, viene quasi obbligato da sua mamma a stare vicino appunto a questa ragazza Rachel che ha la leucemia. Loro avevano frequentato tipo le medie, mi sembra, insieme, e però le superiori non si consideravano, e lui appunto comincia a frequentarla e a un certo punto introduce anche appunto il suo amico Earl e le fanno vedere i film, eccetera. E da una parte appunto è interessante, poi se magari avete già visto il trailer forse riuscirete a capire meglio quello che intendo con interessante. Dall'altra, lui è davvero, non dico insopportabile, però non è uno di quei personaggi con cui viene spontaneo avvicinarsi, non so come dire. Lui ripete per più volte: lo so che sono cattivo a dirlo, però Rachel era noiosa. Rachel, anche se è malata, anche se sta morendo, eccetera, eccetera, non mi sta simpatica, non riesco ad esserci amico. E ci può stare, cioè, ci può stare. È ovvio che non è che una persona può starti simpatica improvvisamente perché sta morendo, però al tempo stesso mi ha lasciata un po' così e boh, non so. Vedremo se il film è meglio. Adesso non vi tedio più con tutti i miei pensieri, così in profondità, forse, e vado avanti. Dunque, l'ultima settimana di giugno, qui era la settimana delle librerie indipendenti, e quindi vari siti, fra cui il Bookseller e appunto l'Associazione per le Librerie Indipendenti, invitavano a fare visita, invece che alla libreria di catena, a quelle indipendenti. Io ne ho approfittato per andare in una libreria che in realtà è una chiatta, che si sposta lungo i canali all'interno di Londra, che appunto quando ci sono andata era
nel Regent's Canal all'altezza di Angel, che tra l'altro è una zona molto carina di Londra. Vi lascio un post scritto da Chiara Dima, che è davvero, che è stata lei a farmela scoprire indirettamente grazie al suo blog, ed è una zona veramente carinissima. E lì c'era l'offerta due paperback a 5 sterline, che non si butta mai via. E io sono riuscita a trovare il numero 1 della collana Persephone Books, che è questa casa editrice londinese, ve l'ho già fatta vedere sicuramente. Mi piace tantissimo perché tutti i libri hanno questa grafica, solo alcuni hanno la copertina con disegno, cose così, ma non tutte. Però dentro hanno sempre una... come si dice? Non mi viene la parola in italiano, comunque è colorato, e hanno il loro segnalibro coordinato. Insomma, sono bellissimi. E questo, in particolar modo, è William, an Englishman, di Cicely Hamilton. E, appunto, dimenticavo di dire, questa casa editrice pubblica solamente libri scritti da donne, con la caratteristica che siano libri un po' dimenticati. E per me è una cosa bellissima, cioè il fatto che vadano a ritirare fuori chicche perdute, secondo me gli fa solamente onore. E sempre appunto in quell'occasione ho preso anche l'ultimo romanzo di James Franco, cioè Hector's Anonymous, che in italiano è stato tradotto dalla mitica Tiziana Lo Porto, che io adoro e venero. E non ho mai letto la raccolta di racconti di James Franco, che in italiano si chiama In stato di ebbrezza, ce l'ho sul Kindle ma non l'ho ancora letta. Però me l'hanno parlato tutti bene e boh, vedendolo così praticamente è nuovo, cioè non sembra neanche che sia stato aperto. Ho pensato, gli diamo una chance. I prossimi due libri sono un regalo del mio ragazzo, perché è carino e gentile, e evidentemente mi ascolta quando parlo, perché qualche settimana fa mi ha regalato The Paying Guests di Sarah Waters, che era arrivato finalista al Bailey's Women Prize for Fiction. Infatti ero indecisa fra questo e Ali Smith, ho comprato Ali Smith, che tra l'altro ha vinto, e lui però mi ha preso questo perché appunto mi incuriosiva. E dovrebbe essere, sì, è ambientato negli anni 20 e penso che tutti i suoi libri di questa scrittrice siano più o meno tutti ambientati appunto negli anni 20 oppure durante la guerra, comunque sempre a inizio Novecento. Ne parlano sempre tutti bene. E anche le varie persone che lo avevano letto, appunto perché era stato candidato a questo premio, ne hanno parlato benissimo, quindi sono molto curiosa di leggerlo. L'altro romanzo che mi ha regalato è The First Bad Man, a novel by Miranda July. Lei dovrebbe essere la regista di Me and You and Everyone We Know, che non ho visto, però vabbè. E dicono appunto che sia molto bello, che tutti i suoi romanzi, raccolto i racconti, siano molto interessanti, quindi anche questo sono molto curiosa di leggerlo, tra l'altro dentro è giallo. Io per queste cose vado fuori di testa. Per quanto riguarda invece sempre il gruppo di lettura, il prossimo mese il tema era raccolte di racconti e una ragazza ha proposto All Fire's the Fire di Julio Cortázar, io non parlo spagnolo. Guardo anche questo come si chiama in italiano o se hanno fatto la stessa raccolta di racconti in italiano. Non ho mai letto niente di suo, in realtà non ho mai letto niente di un autore sudamericano, credo, e sono molto curiosa di conseguenza, proprio perché rispetto al tema del mese scorso, questo mi ispira molto di più e poi è veramente piccolino, quindi boh, non so, mi piace quando i libri che sono tra virgolette obbligata a leggere non sono dei mattonacci, perché mi mettono meno ansia. Quando ho comprato però appunto questo libro, ho trovato usato anche un libro che ho già, che è a casa, e che si chiama Writing Down the Bones di Natalie Goldberg. In realtà è arrivato, sì, è un po' sporchino, l'ho ripulito un pochino con una salvietta. Perché ho comprato questo libro che avevo già, e perché soprattutto ho comprato un libro sulla scrittura
perché ne aveva parlato in un video Linda Barsi, che è una ragazza americana che su YouTube si chiama OpenElby. Lei tra l'altro appunto ha cominciato questo progetto 1 o 2 anni fa, non mi ricordo più, in cui in teoria doveva fare un video a settimana parlando del procedimento della scrittura. Lei vuole scrivere per i film e non so, le piace tantissimo, è una ragazza dolcissima, adesso tra l'altro lavora per BuzzFeed. E appunto in uno di questi video, ve lo linko sotto, parlava anche di questo libro. Perché appunto il concetto è quello di spingersi a scrivere, e però lo fa in maniera molto, non so come dire, non ha quell'atteggiamento da maestrina. I capitoli sono veramente cortissimi, tipo anche una facciata in alcuni casi. E mi ricordo che l'avevo quasi finito, mi era piaciuto tantissimo, mi aveva aiutato molto a buttarmi a scrivere. L'avevo preso durante la stesura della tesi magistrale, però secondo me appunto è molto interessante, e questo è stato tradotto in italiano, non mi ricordo come si chiama, però ve lo scrivo sotto. La settimana scorsa, sì, poi ho anche visto un video qui su YouTube di una di quelle YouTuber che vi ho citato nel video dove appunto parlavo anche della Fiera del Libro di Londra, cioè Chauncey Boddington, e lei ha parlato di uno degli ultimi romanzi di Murakami. Io non ho un gran bel rapporto con Murakami, nel senso che ho cominciato solamente Norwegian Wood, l'ho cominciato per ben 2 volte, e per ben 2 volte sono arrivata oltre la metà e poi ho detto basta. E quindi da lì ho detto evidentemente Murakami non fa per me. In realtà tutti i lettori di Murakami con cui ho parlato, compreso mio fratello, che hanno letto sia quello che altri romanzi, mi hanno detto: no, guarda, non hai capito niente, non dovevi cominciare da quello, è completamente diverso dai suoi romanzi. E invece io avevo cominciato proprio da quello, perché tantissimi mi avevano detto: se non sei abituata, se non hai mai letto letteratura orientale, quello è un buon punto di inizio per quanto riguarda lui. E mi sono fidata, e invece no. A quanto pare ho sbagliato. Insomma, per farla breve, questo video di Chauncey, che vi linko sempre sotto, non so perché mi ha colpito talmente tanto. Il fatto anche che lei abbia parlato di alcune sue esperienze personali, mi ha lasciato talmente, non lo so, mi ha colpito talmente tanto che io sono uscita e sono andata dritta in libreria, anche perché avevo anche un buono da 10 sterline, quindi ho detto: vabbè, dai, cioè, non si può. E quindi ne ho approfittato per prendere 2 libri, di cui il primo è appunto Colorless Tsukuru Tazaki, non lo so, and His Years of Pilgrimage, che tra l'altro è bellissimo, c'è anche tipo il bordo nero. L'ho cominciato a leggere ed effettivamente mi sta prendendo molto. È una storia un po' particolare, nel senso che appunto lui ha questo nome che rispetto al gruppo di amici con cui si era trovato alle superiori, il suo nome non contiene un colore. E invece il nome dei suoi 4 amici, sì. Ad un certo punto questi suoi 4 amici decidono di tagliarlo completamente fuori, di dirgli: guarda, non devi più uscire con noi, non provare neanche più a parlarci, basta. Non gli spiegano perché o per come. E lui da lì in poi si sente lui stesso privo di colore, quindi blando, no? Insulso in un certo senso. E da lì, insomma, parte la vicenda, quindi è la storia della sua vita finora. Vi farò sapere come procede la lettura. In quella stessa occasione ne ho approfittato per prendere un altro romanzo, perché appunto avevo quel buono e c'era l'offerta: prendi uno, prendi un altro a metà prezzo, solo su alcuni titoli selezionati. E quindi mi sono buttata sul romanzo che non ho proprio mai sentito nominare, che si chiama One Night Markovic di Ayelet Gundar Goshen, non so come si pronunci, comunque dovrebbe essere stato tradotto dall'ebraico, ed è di questa casa editrice che si chiama Pushkin Press, che è una casa editrice indipendente, credo,
che tratta moltissimi titoli in traduzione. Mi ispirava molto perché è la storia di questi due uomini che devono praticamente scappare dall'Europa. C'è di mezzo qualcosa appunto sulla storia degli ebrei e non lo so, mi sembrava molto, molto interessante come romanzo, vedremo se effettivamente è così. Poi ho avuto un altro colpo di fortuna sempre in una libreria dell'usato e ho trovato il numero 100 della collana Persephone Books, che è The Persephone Books of Short Stories, ed è bellissimo, è anche bello ciccione. Dentro è così, di qua, e però dall'altra parte è diverso. E fra le varie storie che ci sono dentro c'è anche la lotteria di Shirley Jackson, quindi sono molto contenta perché l'ho vista spammata ovunque questa storia e adesso la posso leggere. E infine, sì, i libri di oggi, cioè io in pratica oggi sono uscita da lavoro e sono andata in una libreria dove non ero mai andata ed era sempre un charity shop. Qua ci sono tantissime associazioni benefiche che hanno appunto negozi dove vendono merce di seconda mano e alcuni sono dedicati interamente ai libri. In questo caso, questo particolare negozio, non so perché, aveva varie offerte, credo che fosse tipo 3 anni che era aperto, quindi festeggiavano in questo modo. E c'erano vari scaffali di libri a 1 sterlina. E ho pensato, vabbè, non ci sarà niente di interessante, figuriamoci. E invece no. Ho trovato 3 libri che effettivamente a meno di 1 sterlina non penso li avrei mai trovato in tutta la mia vita. Il primo si chiama Faces in the Crowd e la scrittrice è Valeria Luiselli. Lei è una scrittrice messicana. Era ospite alla London Book Fair quest'anno, ma non ero riuscita ad andarla a vedere, mi è dispiaciuto tantissimo perché era lei con la sua traduttrice che appunto parlavano di cosa significhi insomma tradurre libri, eccetera, eccetera. E che si faceva anche tutto un discorso sulla questione Messico e vabbè, me lo sono perso, spero che prima o poi qualcuno metta un video così me lo guardo. E questo dovrebbe essere un romanzo, sì. Però questa scrittrice so che ha scritto anche, mi sembra, una raccolta di racconti e un altro romanzo ancora. Poi ho trovato American Pastoral di Philip Roth e quindi l'ho preso perché non ho mai letto niente. E Ilenia ha fatto un video su un altro suo romanzo, ma io credo di aver visto il film, perché più lei parlava della trama, più io pensavo, io ho visto un film con Anthony Hopkins, Nicole Kidman, credo. E quindi ho preso questo, che è sicuramente anche questo famosissimo suo, e qua dice che ha anche vinto il Pulitzer, quindi insomma schifo non può fare. E infine ho preso White Teeth di Zadie Smith, perché è ambientato a Londra, perché Zadie Smith mi piace, nel senso, ho letto soltanto NW, che non mi aveva fatto impazzire, però ho letto tanti suoi articoli, qualche volta mi è capitato di leggere qualche suo saggio e mi piace moltissimo il modo in cui scrive e mi piace anche come pensa. Di conseguenza, visto che questo comunque penso che sia il suo romanzo più famoso, forse, non potevo non leggerlo, e anche se la copertina non mi piace, va bene, per 1 sterlina questo e l'altro. E niente, ho parlato veramente tantissimo, scusate, cercherò di tagliare, di stringere. E niente, fatemi sapere come al solito se avete letto qualcuno di questi libri, se conoscete gli autori, se avete qualche consiglio da darmi e basta. E spero di rientrare un attimo in carreggiata, ad essere un po' più regolare con i video e con i post sul blog, che tra l'altro ho anche un po' rimodernato, ho rifatto un po' la grafica. E noi ci vediamo prossimamente. Buone letture e a presto. Ciao!